Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, quest'oggi voglio farvi vedere la realizzazione di 6 papillon che voglio andare a regalare a un mio amico. Allora, vi spiego brevemente. L'idea mi è venuta perché questo mio amico è praticamente amante dei vari balli anni 60-70, quindi diciamo che anche nel modo di vestire va molto sul classico. Visto che non mi ricordo come si chiama, tra l'altro, le varie danze che va a ballare, per intenderci, questa è la situazione. Quindi il boogie woogie, immagino che si chiami così, o comunque il blues, sono tutti balli, il charleston, che solitamente si va a ballare. Di conseguenza, da quello che ho notato, le persone che hanno questo, diciamo, questo hobby, quindi questo hobby in questo ballo, solitamente anche nell'arco della giornata o comunque quotidianamente vanno vestiti sempre in un determinato modo, e questo mio amico fa parte di uno di questi. Quindi voglio andare a fargli 6 papillon da andare, ripeto, a regalargli, e ho intenzione, una volta terminati tutti questi papillon, di fare una scatolina di quelle ad incastro, con la parte superiore che si va praticamente ad aprire. In questo caso non sarà incollata. Vi faccio intanto vedere come sta uscendo. Vi dico da subito che sia questo che questo l'avete sicuramente già visto in qualche video precedente che ho realizzato. La novità sta in questo papillon, ve lo faccio vedere qui al computer così è molto più intuitiva la cosa. Vi spiego brevemente cosa rappresenta. Ho preso un'immagine di illusione 3D su internet, l'ho scaricata, l'ho vettorizzata e l'ho cercata di andare ad incastonare all'interno di questo contorno del papillon. Stessa identica cosa, questi due qui sotto li avete sicuramente già visti, quindi chi mi segue già sa, diciamo, cosa ne verrà fuori. Quest'ultimo è sempre una novità, quindi visto che si parla di musica, si parla di rock and roll, si parla comunque di musica datata, ho pensato anche di rappresentare e raffigurare questo sax. Immagino che si chiami così. Scusatemi se nel caso non ho le conoscenze adatte, però immagino che si chiami sax. Per quanto riguarda la realizzazione, sto andando a 250 mm per secondo per quanto riguarda la prima modalità, che è l'incisione, e sto andando con il 20% di potenza del macchinario laser. Sicuramente avrete anche già visto la novità. Ebbene sì, sono passato a un nuovo computer. Mi serviva perché in alcuni casi alcuni progetti che erano molto molto pesanti mandavano in crash o comunque mandavano un attimo in tilt il mio programma di Inkscape, quindi ho dovuto necessariamente passare a un Intel Core e ho dovuto abbandonare il mio vecchio Ryzen 5. Comunque questa è giusto una piccola novità, niente di chissà che cosa. Qualche minuto di pazienza e vi faccio vedere un attimo cosa ne verrà fuori. Gli diamo anche una piccola levigatina superficiale in modo tale da terminare la lavorazione. PS, per chiunque, io lo dico in ogni singolo video, ma spero che tanti di voi ci vadano, se volete andare a vedere le realizzazioni che vado ad effettuare, quindi realizzazioni fatte proprio al termine, calcolate che in descrizione del video ci sono 3 link: primo link di PayPal, secondo link di eBay e terzo link Google Photo. Quindi chiunque volesse andare a vedere, quindi visualizzare ciò che può andare a realizzare questo macchinario, comunque cosa, ciò che ho fatto io personalmente con questo macchinario, può tranquillamente accedere a questa cartella gratuitamente. Poi tra 30 secondi vi faccio vedere come dovete fare. Eccoci ragazzi, ho preso un normalissimo video di quelli che vado a postare su YouTube. Allora, una volta che state visualizzando il mio video, potete tranquillamente andare qui in basso
e quindi trovare tre link, mostra altro logicamente, tre link. Il primo è di PayPal.me per chiunque volesse andare ad offrirmi un caffè per quello che sto facendo o comunque per andare tra virgolette ad invogliarmi ancora di più su quello che sto facendo. eBay, qui troverete il vero e proprio link che vi porta ad acquistare il videocorso. Videocorso che, ricordo a tutti, è fatto di due cartelle. Il primo dall'arrivo del macchinario, montaggio accessori, installazione driver, installazione software, installazione K40 Whisperer e prime due lavorazioni, una semplice e una progettata. Terzo link, Google Photo, quindi se qualcuno di voi va a cliccare su questo Google Photo potrà tranquillamente accedere ad un elenco di immagini fotografate da me delle varie realizzazioni che vado sia a postare su YouTube sotto forma di video e sia realizzazioni inedite che voi non avete mai visto perché è fatto di realizzazioni a privati, quindi a persone che mi hanno richiesto determinate lavorazioni con determinate misure, eccetera, eccetera, eccetera. Se qualcuno di voi non vedesse questi tre link, calcolate che qui YouTube, dove ci sono questi tre pallini o comunque sopra i tre pallini, ci sarà un visto che è fatto in questo modo. Se cliccate lì, comunque questi tre link li troverete automaticamente. Spero che questo vi sia chiaro perché ci sono diverse persone che me lo vanno a richiedere, quindi di conseguenza ho deciso di farvi vedere un attimo come accedere a queste varie cartelle. Qui intanto ci troviamo quasi al termine dei primi tre papillon, quindi non resta altro che attendere 5-6 minuti che termina questi tre e poi ci vediamo alla modalità taglio. A tra poco. Ok ragazzi, abbiamo terminato la modalità incisione, non ci resta altro che procedere con la modalità taglio, vector cut per meglio dire, 14 mm per secondo, 50% di potenza macchinario. Perché sto utilizzando queste velocità e queste potenze? Perché all'inizio in realtà non vi ho detto che comunque il materiale è multistrato di betulla spessore 4 mm, quindi non sto andando ad effettuare una lavorazione su un materiale chissà quanto spesso, quindi vi butto tra virgolette all'interno del laser e vi faccio vedere dalla A alla Z la modalità taglio.
Devo ammettere che quest'ultimo papillon che sta andando a tagliare è veramente molto molto carino. Anzi, forse è proprio il più carino degli altri. Comunque, non ci resta altro che mandare al punto home la testa del nostro laser e andare a dargli una levigatina per far sì che siano tutti ben precisi e perfetti. Qualche secondo. Ed ecco il termine della realizzazione di questi papillon. Gli ho dato una bellissima levigatina con della carta 400, o comunque una carta molto molto fine, quindi sono andato mano a mano sempre più verso il fine, e devo dire che sono usciti veramente molto molto carini. Ragazzi, è inutile che vi dica, attendete il prossimo video perché praticamente ci sarà la realizzazione della scatolina che poi verrà spedita per la consegna verso questo mio amico che non penso sia a conoscenza di questo regalo che voglio fargli. E nulla, ci vediamo al termine del prossimo video. Ciao ragazzi!